Che succede amici? Eccoci a un altro unboxing sul canale Etemar. È il doc. Vediamo direttamente alla mia fumetteria di fiducia, che è anche la stessa dell'ingegnere. Ecco, quasi 10 kg di roba. Un sacco di carta. Ho fatto anche l'aiuto alla regia. Carta su carta su carta, Madonna, alla pace delle foreste in Amazzonia. E stiamo tirandole fuori un po' di volumetti. Li apriremo con calma facendo una postazione al volo. Non so se è stato preso. Allora, vediamo il primo pack, penso siano fumetti principalmente USA, vari comics, se riesco a aprirli. E Sorantani fatti. Si apre. Fumetti. Almeno il coinquilino si divertirà a far scoppiare queste cose, che è molto stressato in questo periodo di intenso studio. E io qua a cazzeggiare. Allora, pluriball. Allora. Questo è il volumetto di Superman con le spillette di John Byrne. Ne parlavano tutti bene, quindi ho iniziato il primo volume, ma sono fumetti comunque vecchi accumulati in 2-3 mesi, quindi questo dovrebbe essere già uscito anche il secondo e il terzo. Poi abbiamo il Thor americano, questi dovrebbero essere un po', col Conan il Barbaro che l'ho stoppata la serie da quando è sparito Jason Aaron. Quindi questi sono gli ultimi rimasugli. Lo Spider-Man di J.J. Abrams. Poi Sleeping Beauty, questo è un omaggio che avevo preso il primo. Detto siccome abbiamo anche il quarto, l'hanno dato. Oh, invece questa è la nuova serie di Neil Gaiman sulla mitologia norrena. E ho preso in doppia copia perché spero un giorno degradarli. Sia questo, dovrebbe esserci anche il 2, entrambi il 2. E il 3. Questo al momento ancora non so niente, l'ho appena acquistato direttamente dall'America. Dovrebbe essere già usciti a maggio, quindi ci è voluto un po' di tempo per fargli arrivare. Però il bello di avere una fumetteria è quello di avere i fumetti direttamente anche dall'America, e la possibilità se la fumetteria te la dà. Infatti ecco altri Thor, questi ancora non so niente. Questo è la firma di Marco Rota e la saga del Papero che dovrebbe stare sotto. E poi abbiamo questo è invece il Thor attuale, quello che sta uscendo in Italia con la saga di Donny Cates, con i 60 anni la più da Panini. Saga che mi sta appassionando, certo non è quella di Jason Aaron, ma io sono un fan sfegatato di Aaron, quindi questi sono gli ultimi Conan il Barbaro. Sono anche un fan di Conan e poi sono anche un fan di Star Trek con alcuni recuperini dell'ultima serie uscita sul quinto anno della vecchia Enterprise. C'ho questi i volumi con il capitano Kirk, questo che richiama i Iwo Jima, Star Trek con il dottor McCoy, il numero 3 di Thor, questo è un vecchio arretrato che mi era rimasto in casella, il nuovo Thor di Cates in versione americana e invece con quella, portiamo con quella italiana, dov'ero? Certo, i fumetti americani sono fatti di carta straccia e costano 5, 4 euro, ma sono scesi, sono 4 euro, mentre questi da Panini almeno ne costano 3, anche se fino a un anno fa erano 2 euro, però comunque. Le tavole sono
La qualità è molto meglio quella attuale italiana, se la vuoi sapere tutta, però. Comunque, io vado fan, sono fan di Thor, quindi questo con il tributo all'attore di Black Panther. Thor, questa è la versione naturalmente italiana. Questo con il numero speciale di Angie che regalavano. E per ultimo, la saga di Messer Papero e Ser Paperone della Disney con il spillati con questo dovrebbe essere la firma vera di Marco Rota, almeno così, infatti è un po' sbafata se vede, è un po' sbafatino, quindi dovrebbe essere la firma, almeno così la Panini la presentava. Me l'hanno confermata Panini stessa, quindi non so se per farmi comprare il volume lo stesso, però se riesco a aprirla. Comunque Marco Rota è uno dei miei disegnatori Disney preferiti, se non il migliore, forse giusto se abbatte con Don Rosa per me. Volevo leggere questa storia in un'ottima edizione cartonata, le pagine sono molto colorate molto bene. L'impaginazione è buona, l'impaginazione, quindi niente da dire, forse è giusto l'ultima di copertina che c'è cioè colori molto, non so se si vede in video, ma è molto trasparente il disegno, quindi boh, comunque 25 euro secondo me molto ben spesi se siete fan di Marco Rota, comunque è un omaggio a Dante Alighieri. Quindi non lo so, per me è consigliata. Naturalmente la storia la devo ancora leggere, anche se è una storia vecchia, ormai di quasi 50 anni dovrebbe. Dopo un bel po' di spillati e un fumetto Disney, anche se mi sono continuato molto con i fumetti Disney, visto che li recupero in edicola piano piano, senza che vada in fumetteria. Poi ce n'ho un altro, un vecchio arretrato che ho preso. Più avanti, e questo invece passiamo al reparto Giappone, reparto manga, e se riesco a aprirli senza rovinarli. Poi iniziamo con One Punch Man, che penso che un po' tutti conoscete. Siamo arrivati a un buon punto della trama. Cazzo, è rovinato, mannaggia la puttana, vabbè, io devo dire e me lo sostituirò appena è possibile, posso tornare in negozio. Sono ormai mesi che non possiamo. Questa è la fine dei Promised Neverland con il numero 20. Poi passiamo al piatto forte che è Slam Dunk, che è clamoroso, qualcosa di clamoroso, troppo troppo bello, con 16 e il 18, e dovrebbe starci anche il 17 a qualche parte. My Hero Academia. E naturalmente oltre alla fine dei Promised Neverland ci avviciniamo anche alla fine dei Seven Deadly Sins con il numero 39 e ecco il numero 17 di Slam Dunk. E questa è la prima parte, poi passiamo alla seconda. Naturalmente l'aiuto alla regia tiene tutto con le mani, avrà dei bicipiti alla fine, tanto dopo ce dobbiamo allenare. Coach Luribor alla faccia dell'ecologista. Numero 19 dei Promised Neverland, il 37 che era un vecchio arretrato che avevo lasciato in casella, il numero 40, e col 41 dovrebbe essere la fine, o addirittura con il 40, vediamo il disegno in copertina. 37, questo 2 39, quindi sì. Per il disegno in copertina manca secondo me manca un numero, dovrebbe essere il 41 e il 42. Poi abbiamo il premium pack di Shaman King. Stanno a ristampare Star Comics con la nuova edition, la final edition, il nuovo finale, in quanto ha avuto problemi con i lettori all'epoca e quindi avevano cambiato il finale per fare una cosa più family friendly. E quindi adesso stanno a ristampare con il nuovo finale. Io non l'avevo visto l'anime ai tempi su Italia 1,
anni e anni fa, quasi che la di Marco Masini addirittura, e quindi questo era un acquisto obbligatorio. Lo adoravo quando lo passavo, questo Chongqing Fine Edition con gli adesivi, che non so male, e poi il volume 1 e il volume 2, che dovrebbero avere delle copertine diverse sotto. Dovrebbero avere copertine originali, no, addirittura doppia sovraccopertina. Quindi, se ve lo stavate chiedendo come me come funziona il nuovo disegno e le vecchie copertine con una doppia sovraccoperta, che il vostro volume non si distruggerà mai praticamente. Le copertine non servono neanche le bustine, secondo me. E questo è il secondo, sempre con la doppia sovraccoperta. Vediamo la vecchia, il vecchio disegno, con questo stile molto anni 90 rispetto a quello attuale. E poi, e l'ultimo è l'ultimo uscito di One Piece, sempre un sempreverde, si legge con molto piacere. Ultimo pack con i manga un po' più corposi, quelli che desidero molto più leggere, diciamo, non vedo l'ora di finirli. Che c'è qualcosa di clamoroso, cioè, iniziamo con quello nuovo di Urasawa, Asadora, veramente veramente bello, cioè niente da dire, anche se il prezzo 7,50 è fatto semplicemente per i fan di Urasawa, però è qualcosa di bellissimo. Urasawa, la storia al momento appassiona già dal primo numero. Poi abbiamo questo vecchio recupero dei grandi classici Disney, che secondo me è la miglior testata per i neofiti. Stanno un sacco di storie scelte, fighe. Questo dovrebbe essere addirittura con, infatti sta l'inferno sia di Topolino che di Paperino, di Martina e Chierchini, e visto anche il periodo con Dante è imprescindibile. Questa è la versione Variant, la mia fumetteria l'aveva ancora, 7 euro ben spesi secondo me. E questa io è la saga, cioè è la testata Disney che consiglio a chi vuole iniziare a recuperare storie Disney, perché sanno storie che variano dagli anni 40 agli anni 90, 2000. Questo dovrebbe variare. Queste sanno storie dal 50 fino all'87, in quelli un po' più nuovi arrivano anche a quelli del 2000. Poi abbiamo La Fenice di Tezuka, niente da dire, forse qualcosa di clamoroso. Il miglior manga abbia mai letto, probabilmente è qualcosa che ti intrippa, cioè non riesci proprio a smettere di leggerlo. Purtroppo dovrebbe uscire uno ogni 2 mesi, ma è clamoroso. La Osamushi Collection della J-Pop è un qualcosa di veramente encomiabile. Sta portando un sacco di opere di Tezuka, purtroppo i soldi sono quelli che sono. Io ho iniziato alla Fenice, ma sicuramente passerò anche a Black Jack, i tre Adolf, li voglio recuperare tutti. E poi abbiamo la Jojonium di Araki, che so, ho iniziato lo Jojo, l'ho iniziato direttamente con la Jojonium, edizione ultra mega di lusso, cartonata, niente da dire alla Star Comics, anzi che la sta continuando, se vede che vende io non gli avrei dato un soldo, visto che è un'edizione che comunque costa 15 euro, 16 euro l'una, però è bellissima, è un'ottima edizione. I fan di JoJo secondo me stanno impazziti, perché è veramente veramente fatta bene, si sfoglia decentemente, e niente, vi non mai avuto problemi con la Jojonium. E questo è tutto, questo era ti fumi gli ultimi arretrati degli ultimi 2-3 mesi. Poi vi sarete fatti un'idea delle mie letture, che sono un grande fan di Thor principalmente. E niente, grazie per aver visto il video, iscrivetevi al canale e ciao.